Siamo alla pagina sportiva dedicata al calcio di Serie C, al via da giovedì 11 maggio i playoff. Come si sta preparando il Pescara? Lo chiedo subito in diretta a Massimo Profeta che è qui con me in studio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici visivi dell'ascolto. Giuliano, beh, insomma, è chiaro che la notizia era nell'aria perché c'era il caso Siena che è stato deferito. Il Siena partecipa al campionato di Serie C, ma incluso nel girone B. Il Siena che è stato deferito per presunte irregolarità nei pagamenti entro il 16 marzo. È arrivato questo deferimento, quindi slittano i playoff. Non si comincia più il 30 aprile, cioè domenica, ma l'11 maggio, come ben detto tu, il Pescara scenderà in campo il 18 maggio. Il Pescara per la prima gara della fase nazionale dei playoff, la prima in casa, la prima, scusate, fuori casa perché è una testa di serie il Pescara, la seconda invece lunedì 22 maggio all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Grazie a Dino D'Angelo che proprio ha evidenziato le due gare che vedranno protagonista il Pescara, cioè appunto abbiamo detto il primo turno giovedì 18 maggio, gara di andata in trasferta, il ritorno lunedì 22 maggio. Queste sono le due gare che subito il Pescara disputerà. Poi vedremo, perché è chiaro che è una testa di serie come altre formazioni. Ci sono due risultati su tre a disposizione dei biancazzurri al termine dei 90 minuti, perché non ci sono i tempi supplementari. Questo va detto: i tempi supplementari soltanto in semifinale e finale. Quindi, al termine dei 90 minuti, se dovesse rimanere il risultato di parità, è chiaro che andrebbe ai quarti il Pescara in quanto testa di serie. Quindi, in caso di parità al 90esimo, il Pescara si qualificherebbe ai quarti e questo è un piccolo vantaggio. Poi è chiaro che vedremo quello che succederà nei quarti di finale. Pescara potrebbe ancora essere testa di serie, però andiamo troppo in là con il tempo. Il Pescara si sta allenando, naturalmente sta intensificando la preparazione il tecnico Zeman. Tra l'altro c'è da dire, a buona notizia, che è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra, anche Plizzari, che si era infortunato, il portiere titolare di questa squadra, che si era infortunato nel match interno con la Virtus Francavilla. È tornato a allenarsi anche Vergani. È chiaro che tutti quelli che sono acciaccati recupereranno, e questa è una buona notizia, no? Cioè, diciamo che il vantaggio di cominciare più là è legato proprio al recupero degli infortunati/acciaccati. Per il resto io sono convinto che, insomma, Zeman potrà ancora di più lavorare su schemi ed automatismi, affinare ancora di più la condizione fisica. Quindi io lo vedo più come un vantaggio questo, e non come un limite o uno svantaggio.